Buona mattina, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte, dipende da quando vedrete questo video, cari signori, signori, ma soprattutto signorine. Oggi torniamo a... Regia! L'intro di Apac... Peggy 18. Come stavo per dire precedentemente, per l'appunto scusate lo sfogo, ma come diceva Eolo dei Sette Nani, sai com'è quando ti scappa, che poi non fate i puritani, per piacere, che voi quando giocate ai videogiochi smadonnate più di Buffon quando gioca con la nazionale di calcio, quindi evitate tanto di fare i puritani e criticare, è scappato così, vabbè, può succedere. Bene, tralasciamo il passato perché il passato è passato, giustamente, quindi non è presente ma è passato. E analizziamo bene questa nuova patch che è uscita per Ark. Una patch sostanziosa, qualcosa tipo un giga qualcosa, che mette delle novità non indifferenti all'interno del gioco. E noi vedremo queste novità. In realtà sono due novità. Una è la possibilità di... trovare il mosasauro, il mitico dinosauro di Jurassic World, che alla fine si mangia il... come si chiama? Quel rex particolare. E la novità che gli animali si possono ingroppare a vicenda. E vai! Ci mancava il porno anche qui! Quindi possono giustamente gli animali ingropparsi a vicenda. Qui abbiamo 5 raptor che ora cercheremo di far copiare fra di loro, sperando che i maschi non sbaglino. No, obiettivamente c'è solo un maschio, quindi non dovrebbe... No, ce n'è uno. Poi, come vedete, per evitare il buio pesto abbiamo aumentato la velocità della notte. Abbiamo due maschi, speriamo che non si... che non sbaglino il colpo e si ingroppino vicenda. Allora, per poter far sì che i nostri animali possano procreare tranquillamente, dovete prendere la femmina, questa qua, femmina di... mettiamo la cetta per sicurezza, tanto per non ammazzarla per sbaglio, e la mettiamo in Wandering. Dopodiché prendiamo il masculo e lo mettiamo in Wandering anche lui. Vedete, stanno facendo quello che devono fare. No, scusi, dove va? Ma come? Rifiuta un approccio così... in simpatia. Signorina, venghi qui, un attimo. Ci dobbiamo unire, incastrare, a cavallare, capisce? Porca miseria. Si incavalli con me. Vado indietro. Dobbiamo cercare di bloccarli in modo tale che non se ne vanno in giro, altrimenti cala il desiderio. E quindi dobbiamo cercare di mantenerli più vicini possibile per far sì che possano procreare. È uscito un uovo, fermi, calma. No, è un uovo normale. Perché in realtà l'uovo fecondato dovrebbe avere un'aura arancione, quindi noi staremo qua in cima e controlleremo che tutto proceda secondo i piani, quindi che i nostri animalozzi facciano quello che madre natura gli ha insegnato di fare. Abbiamo un uovo. Per cortesia, sposti. Vediamo se si riesce a fare qualcosa per entrare, perché logicamente li ho segregati dentro lì, ma... Ostia, quel casino qua. Facci passare per cortesia, lo so che siete incastrati, ma mi facci passare per cortesia. Dovremo in qualche maniera vedere se riusciamo. Eccolo,
cioè addirittura 2, 3, 1000 uova fecondate. Vediamo di vedere se riusciamo a appropriarcene. Distruggiamo qua. Ecco. No, non deve salire. Non salga. Ma non deve salire, deve prendere gli uovi, Ok. Abbiamo preso le uova. Due uova. Sta un po' complicato raccogliere le uova, però ci siamo riusciti. Ed ora saliamo con l'elevator alla nostra stazione di fecondaggio. Ok, allora, teoricamente, da quello che ci è stato detto, dovremmo droppare le uova qui e tenerle sotto controllo. E vediamo. Incubation health. Incubating. Per il momento non ci dà nessun tipo di informazione riguardo alla situazione termica. Vediamo un attimo. Sono 17 gradi, quindi per il momento va tutto bene. Vediamo, ci sta incubando. E vediamo l'unione quindi di un raptor livello 22 con livello 8, 23 livello 8 e too cold, quindi era troppo freddo. Logicamente qui la velocità è della notte è molto alta per impedire al buio di prenderci di sorpresa, quindi vediamo un attimo. Anche la vista del tempo comunque è molto lungo, è molto veloce, quindi anche il giorno passa velocemente. Vediamo un attimo quando sarà scesa tutta la barra di incubating. A quel punto noi avremo il nostro uovo schiuso. In questo caso noi abbiamo la fortuna di avere un condizionatore che mantiene la temperatura ottimale, e quando sarà troppo freddo, in realtà sarà che sarà notte in cui dovrete accendere i fuochi per dare calore alle uova. In questo caso per me non è così, perché la notte è velocissima. Infatti questo video è solo dimostrativo per mostrarvi le novità di questa patch. E niente, ragazzuoli, ci si vede quando si chiuderanno le uova. Se si chiuderanno. Se avremo fatto un buon lavoro. Se saremo dei bravi genitori. Ci vediamo dopo, ragazzi. Forse sarò padre. O madre. Chi ne sa?